Benvenuta a Unravel, un gioco creato da Coldwood. Negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo messo il nostro infinito amore in questo gioco e non vediamo l'ora di poter finalmente condividere tutto questo con te. I giochi possono avere un grande potere e proprio attraverso un gioco persino uno studio piccolo come il nostro ha avuto la possibilità di parlare al mondo intero. Tenendo questo bene in mente, abbiamo capito che il modo migliore per comunicare era farlo con il cuore. Unravel è nato partendo da questi presupposti e proprio per questo motivo tratta temi quali l'amore, il desiderio e i legami spezzati. Ora, finalmente, potrei averlo tra le mani, tranne fanne ciò che desideri. Siamo estremamente felici e onorati per tutto il supporto ricevuto. Questa è la versione di prova, dicevo, di Unravel. L'ho preso 5 giorni prima che esca in release ufficiale. È un gioco, appunto, come avete visto, di Coldwood ed è un gioco particolare. Innanzitutto vi dico subito: mano al pad, anche il pad dell'Xbox One va bene. Questa è la storia, perché altrimenti diventate pazzi con i controlli. Infatti con la tastiera è ingiocabile veramente. Questa storia particolarmente delicata, questa vediamo una signora, questa simpatica signora anziana andare in giro per casa sua. Orella, rimettendo a posto le cornici, ha un senso anche questo. Attenzione, cade un gomitolo di lana. E da questo gomitolo di lana nasce lui, il nostro personaggetto carino carino. Si guarda intorno un po' spaesato. E grazie a Dio abbiamo il controller della One, altrimenti sarebbe stato un po' un problema. Ok, qui abbiamo visto che non c'è un'emerita cippa, perfetto, ritorniamo a posto, via, si scende. Come con Ori and the Blind Forest, sono giochi delicati, molto ben strutturati a livello di trama. Ora, io ho già letto qualcosa in merito a questo, mi saprete dire nel proseguo se vi piace, a parte il fatto che intanto guardiate il comparto grafico che di tuttissimo rispetto. Cardi ed erbacce, ok, andiamo a vedere questa foto da vicino. Perché? Perché è il nostro primo obiettivo, la nostra prima missione. Questa è una foto di famiglia e purtroppo questa credo che sia la signora che abbiamo visto all'entrata, all'inizio del video, che rimane sola dopo aver perso tutta la famiglia. E scopriamo che cosa il nostro simpatico personaggetto andrà a fare, dovrà fare. Ok, è un platform bidimensionale, guardate che robetta, al costo di 19,90 su Origin. In questo caso su Origin, lo dico Origin perché c'è chi me lo pronuncia Origin, chi Origin, si pronuncia Origin, Origin, ok, Origin, wanna fight. Guardate che tipo, guarda le farfalle. Ok, cominciamo con il nostro piccolissimo primo enigma. Qui abbiamo poca lana ancora, quindi dobbiamo prenderne altra per poter vivere. Quindi tiriamo questa con RT dorsale del pad di destra. Se corri potrai saltare più in alto e più lontano, ed eccoci qua. Ok, ora per guardate che faccio, con LT ci riarrampichiamo, opla, guardate, graficamente vi ripeto, delizioso. Lanciamo il lazzo, voilà, ancora un altro lazzo, questo Rambo. Sì, Rambo, chi sono? L'uomo ragno. Cos'è? Un bel ricordo, probabilmente uno dei figli della signora. Chissà come sono morti, se sono morti, non lo so. Poi arrampicarti sulle superfici che brillano come questa, usa la levetta sinistra per arrampicarti. Ok, eccoci qua. A per saltare e RT. Prendiamo un altro po' di filo. Ora, agganciamo il filo di qua, come dice la scritta. No, su. E lo agganciamo anche di qua, perché ci deve mantenere la levetta sinistra verso il basso. Va
prima dobbiamo salirci sopra al filo. E beh, e via, voilà. Leghiamo anche qui. Leghiamo anche qui perché ovviamente ci serve lo slancio anche di qua. Oh. Wow. Fa. Vai di sotto, vai. Le mele. Veramente, veramente. Ve lo straconsiglio questo gioco, lo aspettavo da un po'. Ma ti sali con la levetta sinistra. Eccomi. Per fare dei nodi mentre ti arrampichi, premi X per agganciare il filo. Wow, bellissima sta cosa. Un altro po' di filo, premi la levetta sinistra in basso e premi A per saltare alcune piattaforme. Ti sono ammazzato, ragazzi. Devo stare un po' più tranquillo. Vabbè. Premi la levetta sinistra verso il basso e premi A per saltare da alcune piattaforme. Ok. Scendiamo al sicuro. Con LT. Vedi quel vortice luminoso, significa che quando ricomincia. Ah, questo vortice luminoso, questo qui. Perfetto. Allora, ci sono mele o cose varie che vedete che stanno lì e sono prendibili, prendetele, perché tanto vi serviranno sicuramente per dopo. Adesso le spingiamo tutte. Guardate che spettacolo, eh? Dobbiamo risolvere questi enigmi qui. Sempre, per il momento rimani bloccato, mantieni per riniziare la sessione. Ok, se rimango bloccato, vabbè. Per il momento sono sembrano semplici, sembrano semplici, però. Oh, che cos'è? Una gazza. Uè, gazza ladra. Guardate che grafica, ragazzi, che grafica. Ho fatto bene a passare di qua. C'ho un dubbio. Di sotto dove si andava? Vedi che c'era qualcosa qua. Ah, solo altro filo, vabbè. Questo ottimo e voilà, penso che sia forse più no, che cos'è? No, che bellina, guardate che carina questa cosa, un triciclo. Tutto, anche quel gettone rosso. Dobbiamo uscire dal porticato, quindi stiamo uscendo dalla casa della vecchina. Oh, sono fatto male? Bellissimo. Stupendo, signori, stupendo. Guarda che roba. Ormai sono padrone. Oh. Madonna, che padronissimo. Sono un pro. Consiglio anche ai possessori, credo che ci sia anche per Play 4.
vi consiglio questo giochino perché veramente, veramente vale la pena. Sul canale ufficiale Coldwood, dei Coldwood, quindi del team di sviluppo che ha fatto questo gioco, c'è anche il creatore del personaggetto, che vi fa vedere come costruire questo personaggio con un fil di ferro praticamente e lana, e un gomitolo di lana rossa e un pezzettino di lana bianca per fare gli occhi. Se vi può piacere questa cosa, andatela a vedere perché veramente è simpatico. Lo fate seguendo le sue istruzioni, lo farete sicuramente in maniera perfetta. Ormai le meccaniche sono abbastanza semplici da capire in questo momento, e poi magari, vedete, col tempo cambieranno. Oh, buttiamo dov'è? Di qua. E se ce lo sposto? Ecco, così, perfetto. Vediamo un po'. Dovrebbe essere più pesato. Doveva essere più pesante del nostro pupazzettino. Bastava questo? Non ci credo. Ok, entriamo dentro la serra. Perfetto ragazzi, io direi che per quest'oggi può bastare qua. Ditemi nei commenti se vi piace tanto, se vi è piaciuto questo gioco. A me piace tantissimo. Lo state vedendo in anteprima. Uscirà il 9 di febbraio. Ditemi appunto nei commenti cosa ne pensate e se può essere, che ne so, un degno rivale e concorrente di Ori and the Blind Forest, che veramente anche quello aveva il suo perché, è una storia veramente stupenda. Questo è un platform 3D, non è diciamo le solite cose che porto sul canale, però penso che debba far parte appunto del canale, perché i giochi validi devono essere assolutamente provati e devono essere assolutamente acquistati e giocati, anche e soprattutto per lo sforzo che hanno fatto questi di Coldwood, dai, non mi entra in testa, di Coldwood, che salutiamo e ringraziamo per il bellissimo lavoro fatto. Ciao a tutti e al prossimo video dal vostro Ariar, ciao ciao!